sta incominciando ad essere un po', senza offesa, stucchevole questa continua reiterata posizione, come dire, di superiorità da parte dell'assessore. Perché l'intelligenza sopra la media noi non ce l'avremo, per carità, avremo anche l'intelligenza nella media, ma la DGR 99.9 l'avete scritta voi. Avete scritto voi e la commissione. Non l'ho scritta io, non l'abbiamo scritta noi, l'avete scritta voi. La legge 6/2012, anche quella, prevede quello che ho detto, non lo dico io. Quindi basta avere un'intelligenza nella media per capire che quello è previsto dalla legge. Prendiamo atto che l'assessore considera la conferenza regionale del trasporto pubblico locale superata, ok? Prendiamo atto che secondo l'assessore regionale coinvolgere i tavoli di quadranti a 3 giorni, a 5 giorni dal cambio orario è un modo efficiente per parlare con la controparte, con gli utenti. Prendiamo anche sì atto dall'incontro che è stato fatto ieri con i pendolari che Trenord ha implicitamente, come dire, confermato quello che noi dicevamo già a novembre, che il vero grosso problema di Trenord è più imputabile a una carenza di personale, l'ha detto anche ieri Trenord, per cui è evidenza ancora una volta una carenza di organizzazione strutturale di Trenord, perché è questo il problema. Quindi, voglio dire, ovviamente la risposta dell'assessore non ci lascia soddisfatti, anche perché si continua a manifestare un'assoluta, come dire, non rispetto e della legge e delle delibere, ma soprattutto dell'utenza. Convocare la conferenza, non è che la convocazione della conferenza esclude gli incontri di quadrante, eh? Che lei ci dica che lei preferiva gli incontri di quadrante, benissimo, a parte che non li ha fatti, perché l'ha fatti ieri e il cambio dell'orario è sabato e domenica, quindi tutti questi incontri noi li abbiamo visti, ma le due cose potevano benissimo essere fatte in parallelo, poteva convocare la conferenza, poteva convocare anche i tavoli di quadrante e soprattutto poteva rispettare la delibera che voi avete scritto, cioè venire in commissione. Se avete problemi in commissione, mi spiace, spero che saranno appianati anche i problemi in commissione. Per il resto attendiamo che migliori il servizio, vedremo a settembre cosa accadrà. Grazie.